Grilli, che se darete un voto al Movimento 5 Stelle, in particolare qui al Patto per Napoli con Gaetano Manfredi, è un voto di chi si impegna a rispettare quegli obiettivi. Ragioniamo per gli obiettivi. In questi giorni in Italia si è levata una campagna vergognosa contro il reddito di cittadinanza. L'ho dichiarato adesso, io trovo vigliacco, trovo folle che persone, esponenti politici, peraltro che hanno trattamenti economici privilegiati, vengano e pretendano di abrogare una misura di civiltà nei confronti di chi non ha nulla. Che visione di paese si può avere quando si dice dobbiamo abrogare una misura di protezione sociale che addirittura ci ha servito di affrontare la pandemia? 1 milione di nuovi poveri assoluti con la pandemia. Come si può ragionare di abrogazione di una misura del genere che tutti gli altri paesi ci hanno? Perché è una misura di civiltà. L'Italia è arrivata tardi, ma è arrivata grazie al Movimento 5 Stelle. La situazione di Napoli è difficile. La situazione, io non voglio valutare le altre proposte politiche. Tutti hanno dignità, legittimità. Però la nostra proposta politica è una proposta seria, perché parte da una rigorosa analisi franca, chiara, sincera di una situazione difficile e una situazione economico-finanziaria difficile. Il patto per Napoli è nato da una riflessione attenta, ci abbiamo lavorato mesi. Io voglio salutare qui Roberto Fico, perché il suo amore per Napoli ha aiutato anche me a comprendere meglio questa situazione. Abbiamo fatto tantissimi incontri, mi ha parlato tantissimo di Napoli, della situazione, ma anche Luigi Di Maio, tutti gli altri amici del Movimento 5 Stelle, avete qui Valeria Cerambino, Gilda Sportiello e tutti i candidati. Abbiamo fatto un lavoro serio insieme, no, però mi faccia parlare, aspetti, a volte è troppo l'entusiasmo, poi mi interrompe sempre. E dicevo, abbiamo fatto un lavoro serio di mesi. Voi vi ricordate il grido di dolore di Gaetano Manfredi quando a un certo punto ha detto: ma se qui le forze politiche non fanno un patto, io non posso lavorare, non posso accettare una responsabilità, non posso conseguire degli obiettivi politici così impegnativi per una città che è in una situazione molto difficile. Abbiamo bisogno di tutti voi, abbiamo bisogno di un forte consenso che è la base per poter avere la forza e raggiungere quegli obiettivi. Noi ci siamo, ci saremo, io non sparisco da Napoli, non è che mi troverete solo in questi giorni. Con tutto il Movimento 5 Stelle ci saremo sempre, potete sempre parlarci, potrete confrontarvi con noi, ascolteremo anche le proteste, anche il disagio che viene espresso. La nostra politica non sarà la politica soltanto dei social, è una politica dell'ascolto. Noi, io l'ho detto, oggi inizio da Napoli un itinerario in tutta Italia. Sapete come voglio chiamarlo questo passaggio, questo itinerario? La politica è ovunque, e ovunque ci sono dei cittadini, e non nei palazzi soltanto, non soltanto nelle sedi di partito, nelle sezioni. La politica è per strada, con voi, confrontandoci, dovunque c'è la volontà di esercitare consapevolmente i diritti che vi spettano, perché la Costituzione, e voglio concludere perché erano solo due parole, recita un pensiero e un obiettivo bellissimi: tutti, tutti hanno diritto a partecipare in modo pieno e consapevole alla vita politica, economica, sociale, culturale della nostra Repubblica. Tutti devono essere messi in queste condizioni.